Dopo essersi sposata con Stefano Carracci, Lila scopre, durante la luna di miele ad Amalfi, la vera faccia del marito. Un giovane disposto anche a piegarsi a chi comanda nel rione, pur di arricchirsi ed espandere la sua attività, dopo aver saputo, per sua stessa ammissione, che anche il fratello Rino ha accettato soldi dai Solara per aprire il nuovo calzaturificio, tutto all'oscuro di Lila. Nonostante Lila non accetti la situazione e provi in ogni modo a ribellarsi, invece di stare ai rigidi dettami riservati alle donne, ossia di essere pacifica e accondiscendente, viene comunque costretta a subire gli abusi sessuali e le violenze domestiche del marito, diventando ufficialmente la signora Carracci a soli 16 anni. Nel frattempo Elena, che inizialmente avrebbe voluto abbandonare la scuola, cambia idea quando, incoraggiata da Nino Sarratore, rientra al liceo con gli altri. Mentre Stefano cerca di aprire un negozio di scarpe nel centro di Napoli sotto il naso di Lila, Elena, presa la scelta di continuare gli studi, viene a sapere che Antonio ed Enzo Scanno hanno ricevuto la chiamata alla leva obbligatoria. Elena rivede Lila dopo un po' di tempo a casa sua, la quale le rivela le violenze quotidiane subite e il rapporto burrascoso col marito. Chiede aiuto a Lila per impedire la partenza di Antonio per il militare, così optano per l'unica cosa possibile, rivolgersi ai Solara. Ciò provoca enorme disappunto di Stefano, nonché di Antonio, che, sentendosi umiliato, decide di interrompere il fidanzamento con Elena. Nel frattempo, Lila, dopo una visita medica, scopre di essere incinta dallo stupro di Stefano. I Carracci fanno i preparativi per l'inaugurazione della nuova salumeria, mentre Lila lavora faticosamente, noncurante della sua gravidanza. Un giorno, per volontà di Stefano, viene appesa al muro del nuovo calzaturificio la fotografia di Lila in abito da sposa, ma lei, con l'aiuto di Elena, la stravolge totalmente con ritagli e carta di giornale, una scelta decisamente stravagante per tutti, ma che le fa guadagnare numerosi complimenti da Michele Solara e un articolo sul giornale di Donato Sarratore, che però parla del quadro in modo dispregiativo. Nel frattempo, Lila ha un aborto spontaneo. Elena viene invitata a una festa a casa della professoressa Galiani, dove incontra Nino con la fidanzata, e chiede a Lila di accompagnarla, ma una volta arrivate Lila si sente a disagio, realizzando di sentirsi fuori luogo in quell'ambiente di gente colta a causa del suo troppo precoce abbandono scolastico. Una mattina Nino Sarratore, incrociando Elena sotto casa, la invita ad andare a trovarlo ad Ischia, dove lui andrà a soggiornare per le vacanze estive. Alla notizia della gravidanza di Pinuccia, si organizza in fretta il matrimonio, a cui partecipa anche Elena, ma accade un episodio spiacevole in cui Lila ha un attrito con la famiglia della sposa. Ciò alimenta le strane voci su di lei, secondo le quali sarebbe una strega dotata di misteriose forze negative. Così il medico consiglia a Stefano di far trascorrere a Lila i mesi estivi al mare, così da poter avere maggiori possibilità di restare incinta. Al mare andranno Lila, sua madre Nunzia e Pinuccia, già in stato di gravidanza avanzato. Elena, avendo saputo che Nino Sarratore trascorrerà le vacanze estive ad Ischia, convince Lila ad affittare una casetta sull'isola, di modo da poter incontrare il ragazzo che ama. Lila accetta di buon grado, volendo a tutti i costi che l'amica vada con lei per tenerle compagnia. E così Elena si licenzia dal lavoro in libreria e parte con l'amica. La vacanza, però, avrà risvolti inaspettati. Le tre ragazze trascorrono le lunghe giornate al mare, finalmente tra giochi, divertimento e amicizia, in compagnia di Nino Sarratore e il suo amico Bruno Soccavo, figlio di imprenditori napoletani, il quale intreccia presto un rapporto di simpatia con Pinuccia, che lo ricambia al punto da soffrirne e temere per il futuro del suo matrimonio. Lila, riprendendo a leggere dopo tanti anni, attira l'attenzione di Nino. Durante una nuotata i due si allontanano da Elena, che farà un'amara scoperta da parte dell'amica stessa. Ad Ischia, Lila si innamora di Nino. Fra lo sgomento di Elena, che aveva sempre taciuto all'amica di essere innamorata di lui, Nino decide di lasciare Nadia e fa spedire alla stessa Lila la lettera in cui glielo annuncia.
Lila è sempre più presa da Nino e lentamente diventa sempre meno prudente, arrivando a camminare mano nella mano con il suo innamorato, fino a quando viene vista da Michele Solara e da Gigliola, che erano arrivati a Ischia per un breve soggiorno. Lila si inventa una bugia con la madre. Dice che la maestra Oliviero farà una festa a casa della cugina e che le ha invitate e che, poiché faranno tardi, resteranno a dormire lì. Inoltre, persuade a fatica Elena a sostenere la sua storia perché vuole passare la notte con Nino, che dorme a casa dell'amico Bruno Soccavo. Così Elena, da sola, va a trovare la cugina della maestra Oliviero, la signora Nella, dove trova la famiglia Sarratore. Resta con loro a cena, poi si allontana e va sulla spiaggia. È triste e depressa e mentre è lì da sola con i suoi pensieri, arriva Donato Sarratore, con cui decide di avere un rapporto sessuale, concedendogli la sua verginità, ma chiarendo subito dopo di non volere più avere niente a che fare con lui. La mattina dopo, Elena passa a casa di Bruno a prendere Lila e le ragazze tornano insieme a casa. Inaspettatamente trovano Stefano, che era stato informato da Gigliola che la moglie camminava mano nella mano con un altro ragazzo, inferocito, che chiede spiegazioni, violentissimo. Lila riesce a convincere Stefano che sono maldicenze di Gigliola, gelosa perché Michele Solara vorrebbe Lila nel negozio e non Gigliola stessa. Stefano sembra crederci e si arrende ancora, ma ordina a tutti di fare i bagagli e il giorno dopo i tre partono in fretta e furia per Napoli. Tornate a Napoli, le due ragazze si perdono di vista. Elena cova del rancore per Lila per via di Nino. Va a trovare Pinuccia, che ha da poco partorito, e da lei apprende che Lila ha iniziato a lavorare nel negozio di scarpe. Uscendo vede che Pasquale, Enzo e Antonio sono tornati in licenza. Ma mentre i primi due sono sereni e contribuiscono alla festa di Sant'Antonio, Antonio è stravolto e parlandogli si rende conto che è stato congedato anzitempo per disturbi mentali che lo hanno reso e lo rendono tuttora incapace di lavorare. Mentre il falò viene acceso, Elena si accorge che Carmela dal balcone grida qualcosa. Accorrendo con Pasquale, Antonio ed Enzo al richiamo dell'amica, entrano in casa Peluso dove Giuseppina si era chiusa in bagno. I ragazzi sfondano la porta e trovano la povera donna impiccata. Elena, guardando il viso trasfigurato della povera signora Peluso, promette a se stessa che riprenderà gli studi con tutto l'impegno possibile per poter finalmente scappare via da quello schifo. Difatti fa un esame di maturità brillante e un insegnante le propone di fare il test di ammissione alla normale di Pisa. Lenù ne parla in famiglia. Come al solito il padre la sostiene, la madre è contraria, ma poi le consegna per il viaggio i soldi che la stessa Lenù le aveva dato lavorando. Dimenticando i rancori, Elena va a trovare Lila al negozio di scarpe nella pausa pranzo. E lì scopre che Lila e Nino, nascosti nel retro bottega, continuano a vedersi e ad amarsi. Dice loro che proverà l'ammissione alla normale, suscitando l'interesse di Nino. Lila, a cena, affronta Stefano, dicendogli che non lo ama e che non vuole più vivere con lui. Minacciandolo con un coltello, riesce a cavarsela con un solo schiaffo, dopodiché fa la valigia, prende i soldi che aveva messo da parte e va via. Lila e Nino iniziano a vivere insieme, mentre Stefano è sempre più disperato. La famiglia Cerullo e la famiglia Carracci si riuniscono, nessuno sa dove sia finita Lila. A qualcuno viene in mente che può essere andata a Pisa dove vive Lenuccia, e Stefano sembra crederci e tranquillizzarsi. L'amore fra Lila e Nino durerà solo qualche settimana. Alla fine, dopo una scenata, Nino lascia Lila e va via. Nel frattempo Michele Solara, preoccupato dai mancati guadagni del negozio di scarpe, incarica Antonio di trovare Lila. Antonio la trova e trova Nino, che pesta a sangue come avrebbe volentieri pestato il padre Donato, che aveva reso pazza la madre. Antonio comunica agli amici Enzo e Pasquale la situazione, ed Enzo si offre di andare a trovare Lila prima che ci vada Michele Solara. Enzo, confessandole di essere innamorato di lei da anni, riesce a persuaderla a tornare a casa da Stefano e prima di lasciarla le promette che se il marito non la tratterà bene, sarà lui stesso che tornerà a riprenderla. Lila viene ben accolta da Stefano, che è ancora più felice quando lei gli dice di essere in stato interessante
ma viene subito gelato da Lila, che gli dice che il figlio non è suo. Elena si trasferisce a Pisa, dove conosce Franco, un giovane e ricco studente con cui ha una relazione. Franco è uno spirito irrequieto e turbolento e dopo un esame andato male perde il posto alla normale e decide di lasciare Pisa e fidanzata. A letto per una forte influenza, Lenù riceve l'inaspettata visita della madre e, non avendo altro da fare, legge tutto d'un fiato i diari che Lila le aveva consegnato l'ultima volta che era andata a trovarla. In quelle pagine l'amica racconta la sua vita. Da quando tornò da Stefano incinta, si chiuse in casa senza voler vedere nessuno e pressata da tutti, a cominciare dal fratello e da Michele Solara, fino al parto. Lì, nonostante le vibranti proteste del marito che voleva chiamare il figlio Achille, Lila riuscì a spuntarla, chiamando il bambino Gennaro, come suo fratello. Lila e Stefano, intanto, si allontanavano sempre di più. Lila divenne una mamma molto attenta e preoccupata soprattutto di dare al figlio e al nipote i giusti input cognitivi per stimolare la loro crescita intellettiva, mentre Stefano, sempre più preoccupato dalle questioni economiche, arrivò a cacciare di casa a calci il cognato Rino e solo grazie all'intervento della moglie non ammazzò di botte anche il loro piccolo nipotino Dino. Nei diari, Lila raccontava che Michele Solara le proponeva di andare a vivere con lui, rivelandole anche che Stefano, dai tempi di Ischia, aveva una relazione con Ada, che Lila in precedenza aveva assunto nella salumeria. Lila non è gelosa, ma terrorizzata, per se stessa e per il figlio. Così, quando Elena va a trovarla, le consegna la scatola con tutti i diari e le chiede di riferire ad Enzo che teme che Stefano possa avere reazioni inconsulte. Elena, sul momento, non capisce, ma leggendo poi questi diari rimette a posto tanti tasselli del mistero che è Lila, riuscendo a comprendere tante cose dell'amica e dell'inferno che ha dovuto passare per anni. Elena si butta nello studio e fa un brillante percorso universitario. Senza Franco Mari, però, torna ad essere sola e soprattutto ad avere paura e a continuare ad essere presa in giro per il suo accento e le sue origini meridionali. Chiusa in sé, scrive di getto un racconto. In più incontra Pietro, altro giovane e brillante studente, anche lui prossimo alla laurea. Pietro è profondamente attratto da Elena e un giorno la porta a pranzo fuori con la sua famiglia. Il padre è un grosso nome del mondo accademico, molto rispettato e conosciuto. La mamma è un'editrice altrettanto famosa. Il padre, il professor Airota, si offre di aiutare Elena, ma Pietro lo ringrazia dicendo che non è necessario. Così ella si laurea con 110 e lode e Pietro le regala un diamante, rivelandole così il suo amore e il suo desiderio di sposarla. Elena, allora, gli dà il suo manoscritto e torna a Napoli, dove soprattutto il padre la accoglie giustamente inorgoglito. Da un pacco arrivato a casa sua, Elena apprende che la maestra Oliviero è morta. Aveva conservato le brillanti pagelle di Elena delle elementari e soprattutto la Fata Blu, il racconto che Lila aveva scritto a soli 10 anni. Elena, commossa, lo legge e incredula scopre che la maestra ne era rimasta entusiasta, anche se non lo aveva mai dato a vedere. Dopo qualche giorno, Pietro, al telefono, le comunica che la mamma, cui ha dato da leggere il libro, vuole pubblicarlo. Ancora molto addolorata per la morte della maestra, Elena si mette alla ricerca di Lila. Così incontra Ada, che le racconta cosa è successo. Ella, quando si rese conto di essere incinta, andò a casa di Lila per affrontarla. Il loro primo incontro fu burrascoso. Nel secondo, Ada confessò a Lila di essere incinta di Stefano e che avrebbe voluto restare a casa di Stefano con lui e con il figlio in arrivo. Enzo, fedele alla promessa fatta, andò a prendere Lila, che fece una piccola valigia, raccolse qualche libro e andò via con lui e Gennaro, lasciandosi alle spalle tutti i simboli della vita privilegiata che spettava alla signora Carracci, compresi vestiti e gioielli. Lasciò il suo indirizzo ad Ada e si chiuse per sempre la porta di casa alle spalle. Elena si reca quindi a quell'indirizzo, dove una vicina premurosa bada a Gennarino, mentre Lila ed Enzo lavorano. Lila lavora al salumificio Soccavo ed Elena va subito a trovarla. Non è più la bellissima, elegante e ammirata signora Carracci. È un'operaia febbricitante, ferita e stanca, ma perlomeno
non è più vittima delle percosse e degli stupri del marito. Le due amiche si abbracciano spinte dall'affetto di sempre. Non c'è più alcuna invidia reciproca, ma Lila è sinceramente felice di vedere Elena fidanzata e nel sapere che le pubblicheranno un libro, anche se si lascia sfuggire un commento sarcastico. Elena è sinceramente angosciata nel vedere in che situazioni sta Lila, che però, nonostante la lancinante stanchezza, sembra vivere serena, studiando con Enzo matematica dopo cena. La informa della morte della maestra e le dà il suo vecchio libro, che però Lila, dopo l'allontanamento dall'amica, getta nel fuoco. Elena riparte da Napoli, chiamata dalla casa editrice, e alla presentazione del suo libro, un lettore la attacca sulla parte scabrosa del testo e, con grande sorpresa di Elena stessa, viene difesa da un altro lettore, Nino Sarratore. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.